Sport, siamo con Roberto Abballo, direttore sportivo del Bragno. Oggi abbiamo visto un Bragno sottotono. Cos'è successo? Ma cosa è successo? Purtroppo avevamo un po' di assenze che non devono essere una giustificazione, però poi quando mancano giocatori importanti in queste categorie qua ne cominciano a mancartene 4-5. Oggi abbiamo perso meritatamente, abbiamo fatto una partita, tu dici sottotono, io uso anche parole un po' più pesanti, siamo stati veramente bruttissimi, abbiamo giocato una partita pessima, abbiamo perso meritatamente. Anche se con un rigore, a mio modo di vedere, sia per come è nata l'azione che poi per l'episodio in sé in area di rigore, è estremamente generoso e al 90esimo bisognerebbe stare un po' più attenti prima di determinare delle partite, perché noi un punto comunque anche giocando male e meritando di perdere l'avremmo segnato ugualmente. E, si meritava di perdere, però preferivo prendere gol in un'altra situazione, poi non è che Pastorino abbia dovuto compiere degli interventi clamorosi. Loro ci hanno creato pochi grattacapi, ma eravamo noi che dovevamo venire qua a vincere, a essere importanti. Se si vuole fare un campionato di alta classifica, queste sono partite che bisogna vincere. E sono due partite che avessimo fatto 6 punti saremmo lassù, invece abbiamo fatto uno, facendo male in entrambe le situazioni, quindi dovremmo fare delle riflessioni sul perché una squadra che deve vincere. Una partita chiaramente alla sua portata viene qua a fare una prestazione di questo tipo. È una sconfitta che può pesare maggiormente sul termine morale oppure in termini di classifica? Ma non pesa né in termini di classifica né in termini di morale, nel senso che ho visto che anche le altre non è che hanno fatto risultati. Non hanno vinto, t'ha già perso, credo Spedaletti, non so se non è cambiato, pareggiava. Non è quello, io guardo davanti e penso che ci. Penso che non sia né un discorso di morale né un discorso, deve essere salutare, perché questa squadra qua ha delle qualità importanti. Non vedo squadre a livello di organico, adesso arrivando anche Ciccio, Romeo, che siano nettamente superiori a questo Bragno, però la squadra deve prendere consapevolezza che siamo qua a fare un campionato importante e dobbiamo fare delle prestazioni importanti, non come oggi, perché quella di oggi non è il Bragno che voglio vedere. Quindi non lo voglio vedere mai più una partita di questo tipo, quindi spero che serva in questo senso. Ecco, ha parlato appunto del nuovo acquisto Romeo, due parole su di lui. A Ciccio oggi ha fatto una buona partita, poi ha retto molto bene il gioco, la palla, e lui e Lollo si trovano molto bene, hanno già giocato assieme, credo che siano una coppia d'attacco importante. Non so quante squadre di promozione hanno due attaccanti così. Torre, De Luca oggi erano fuori, devono rientrare, però a livello generale dobbiamo far di più. Poi Ciccio sicuramente farà molto bene come ha sempre fatto, perché è un attaccante che ha sempre fatto bene, quindi non è che c'è bisogno che io parli di Romeo, perché parlano i numeri per certi giocatori, che non è che ha fatto 20 gol un anno, cioè ha fatto gol sempre. Quindi li farà anche quest'anno, però dobbiamo metterlo nelle condizioni di far gol, perché altrimenti cioè, non è che possiamo pensare che lui e Anselmo ci risolvano le partite da soli, perché non sono giocatori importanti, ma sono importanti nel contesto della squadra, quindi deve essere un organico a supportarli gli attaccanti. E oggi siamo stati sfilacciati, abbiamo preso poche seconde palle, proprio brutti, veramente brutti.